Buongiorno a tutti, sono Francesca Leoni, sono la responsabile aziendale per i piani di protezione Covid-19. Intanto che stiamo aspettando che dal cielo cada copiosa la neve, i nostri dipendenti, i nostri collaboratori si sono attivati per elaborare delle misure di protezione adeguate per poter garantire l'apertura in sicurezza degli impianti di sci. Una delle misure principali adottate dalle funivie, dalle stazioni di sci, è l'utilizzo obbligatorio di una mascherina. Noi contiamo sul senso di responsabilità di ogni singola persona e raccomandiamo l'utilizzo di mascherine chirurgiche oppure di mascherine tessili o dei girocolli con filtro di protezione omologato. La mascherina sarà obbligatoria dall'arrivo al parcheggio delle funivie, sarà obbligatoria in tutte le aree di attesa esterne ed interne delle funivie e degli impianti di sci, quindi sarà obbligatoria alle casse, sarà obbligatoria per prendere la cabina e sarà obbligatoria anche durante le code agli impianti di risalita. Oltre a ciò, bisognerà indossare una mascherina anche durante il tragitto sulle cabine o sugli sci lift o sulla seggiovia. Un altro grosso punto su cui stiamo lavorando è la gestione dei flussi e le code agli impianti di risalita oltre che alle casse. Per evitare ciò le code saranno incanalate e sarà predisposta una segnaletica ad hoc come questa, che dirà appunto di indossare la mascherina e di cercare di mantenere la distanza sociale. Abbiamo elaborato diversi scenari per garantire la sicurezza sugli impianti e limitare quello che sono gli assembramenti di persone. Queste misure dipenderanno sicuramente dalle misure e dalle disposizioni adottate dall'autorità, dai piani di protezione elaborati dalla gastronomia e dalla superficie sciabile, quindi da quanta superficie potremo aprire sul nostro comprensorio. Abbiamo previsto misure che spaziano dalla riduzione della capienza massima di persone presenti all'interno delle cabine. Abbiamo previsto anche un aumento della frequenza delle corse, delle cabine. Inoltre, se la situazione lo richiederà, abbiamo previsto anche di limitare il numero massimo di persone per giornata di sci, limitando anche l'accesso solo ai detentori di una stagionale. Per quel che concerne i gruppi, quindi sci club, scuole montane, squadre, tutti i gruppi dovranno riservare la loro giornata di sci in anticipo. Per tutte le informazioni e riservazioni, la nostra responsabile vendita è a disposizione per ulteriori chiarimenti. Altra misura importante che abbiamo implementato durante l'estate è stata la vendita e l'acquisto dei biglietti online. Questo soprattutto per evitare le code alle casse. Su tutto il territorio saranno presenti dei cartelloni, come questo, che permetteranno di scansionare questo codice QR che darà la possibilità di acquistare direttamente sul posto un biglietto online, evitando la coda alla cassa. Altra novità per la stagione sarà l'apertura di un info point ed help desk al bar La Chieuna, dove del personale formato ed istruito sarà a disposizione della clientela per rispondere ad eventuali domande. Per quel che riguarda la ristorazione, valgono i piani di protezione elaborati da Gastro Suisse e Gastro Ticino, quindi l'obbligo della mascherina fin quando si è seduti al tavolo, massimo 4 persone sedute per tavolo e il contact tracing. Questo vale anche per quello che sarà la preschi. Garantire quello che è una gestione ottimale dei flussi, è stata sviluppata un'applicazione che permetterà di riservare in anticipo il proprio tavolo. Tutte le informazioni che vi ho illustrato saranno pubblicate sul nostro sito internet e sulle nostre pagine social a breve. Stiamo lavorando per voi, stiamo cercando di implementare quello che sono le misure di protezione, stiamo formando i nostri dipendenti per lavorare in sicurezza e permettere una stagione di sci ricca di belle giornate con tanta neve polverosa e in tutta sicurezza.